Ciao a tutti ragazzi, sono Carad e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, stesso discorso per il video precedente. Lo registro oggi che è lunedì, ma uscirà martedì. Ragazzi, oggi faremo il mercato che farei, ma c'è la prima neo promossa. Perché? Andremo a fare il mercato che farei della Cremonese. L'allenatore ancora non è stato scelto perché Pecchia ha deciso di andarsene lui, invece di rimanere in Serie A con la Cremonese. E come modulo, ragazzi, ho deciso di rifare il 4-2-3-1, che è quello che hanno usato quest'anno. Voglio partire con un budget di 5 milioni, perché comunque il minimo indispensabile lo devono fare. Quindi partiamo subito. Parte abbiamo Carnesecchi, Sar e Czerzowski. Carnesecchi non rimarrà perché tornerà all'Atalanta e l'Atalanta non ha nessuna intenzione di prestarlo, oppure di cederlo a titolo definitivo, ma di prestarlo, ragazzi, non se ne parla, perché in quel caso anche, cioè, non ho capito bene se l'Atalanta vuole dare via a titolo definitivo o prestarlo, non ho capito bene, ma comunque la Cremonese non rimarrà. Difesa, quindi rimaniamo con Sar e Czerzowski, poi dopo vi dico chi ho preso. Difensori: Occolli, Bianchetti, Ravanelli, Meroni e Muranetti. Allora, Muranetti torna da noi, Meroni è in prestito e non lo riscatto, Ravanelli, Bianchetti me li tengo, Occolli, ragazzi, è in prestito, ma io chiederei all'Atalanta, perché sicuramente l'Atalanta non giocherà, di fare di nuovo il prestito, ma stavolta con diritto di riscatto, però diventerebbe obbligo di riscatto in caso di salvezza. Ecco. Terzini abbiamo, e quindi rimango con Occolli, Bianchetti, Ravanelli e Muranetti. Terzini abbiamo Valeri, Sernicola, Crescenzi, Casasola, Fiordaliso e Frey. Allora, Casasola finisce il prestito e non lo riscatto. Sernicola invece lo vado a riscattare per 1 milione. E il resto rimane così. A centrocampo abbiamo Castagnetti, Fagioli, Malsagna e Bartolomei. Allora, ragazzi, Fagioli finisce il prestito ed è difficile che la Juve te lo ridia, per la stagione, soprattutto per la stagione che ha fatto. Sulla tre quarti invece abbiamo, e poi dopo ovviamente vado a dire il sostituto, trequartisti abbiamo Gaetano, Strizzolo e Raffia. Raffia finisce il prestito e non lo riscatto. Gaetano è in prestito da noi da parte del Napoli. Al Napoli, ragazzi, non giocherà, e quindi chiederei a De Laurentiis di lasciarmelo ancora in prestito, e anche lui, magari, se la formula di Occolli, diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza. E Strizzolo, e rimaniamo anche con Strizzolo. Sulle ali abbiamo Baez, Buonaiuto, Zanimacchia e Politic. Io sulle ali non toccherei nulla, rimarrei così. In realtà che abbiamo Gondo, Di Carmine e Ciofani. Gondo finisce il prestito e Ciofani. Allora, Gondo non lo riscatto e quindi ritornerà alla Fiorentina. Poi, quindi, non riscatto in tutto Carnesecchi, Meroni, Fagioli, Casasola e Raffia. E Gondo, scusate. Riscatto Sernicola a 1 milione. E ora vi vado a dire gli acquisti. Vabbè, Occolli, vabbè, che lo prendo in prestito con diritto, eccetera. Questa cosa per Gaetano. Come portiere vado a prendere Fuzzato dalla Roma. Lo vado a pagare circa 1 milione. E in più gli metto anche una possibile o un futura rivendita oppure fisso il prezzo per un eventuale di nuovo il titolo di acquisto fissato entro un tot di tempo. Poi mi vado a prendere Miretti in prestito, quindi Miretti
gli direi alla Juve: guarda, non mi dai Fagioli, mi dai Miretti. Miretti te lo faccio giocare, perché comunque hai tanti centrocampisti, hai appunto Fagioli che ti ritorna, hai Locatelli, avrai probabilmente, poi hai anche altri centrocampisti, non vorrei buffarla, anche Pogba, quindi ecco, gli faccio: guarda, dammi Miretti, te lo faccio giocare e te lo faccio esplodere. Mai in prestito, sempre però con la stessa cosa di Gaetano e Ocolli. Anzi, no, è vero, Miretti in prestito secco, scusate, ho sbagliato. E in attacco, ragazzi, perché di Carmine Ciofani non bastano, mi vanno a prendere dalla Sampdoria Ciccio Caputo per 3 milioni di euro. Comunque, ragazzi, per questo è tutto. Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao ragazzi.